Sí, vamos a hacer una escolha de trabajar con fruta fresca. Un consiglio qual è? Di usare solamente frutta di temporada e, digamos, dare una messaggio a un nostro cliente che durante quella epoca che non è temporada da quella frutta, colloca altro tipo di frutta e il cliente citerà che intende, per esempio, faccio un esempio che sì, supponiamo agosto è a temporada do melão, a gente vai fare un sorbet di melão o un creme di melão. Quando sarà dicembre, che o meglio non è mai temporada di Milano, collocheremo altro tipo di frutta e se il cliente ci preguntarà per un sorvecci di Milano, la gente ci terrà che spiega che lavoriamo solo con frutta fresca di temporada. Di una certa forma è diciamo, vamos dare una immagine al nostro cliente. Di un sorvecci trabagliato, no? Di una forma natural, potremmo a te usare, no? Una frutta organica, è mais cara, potremmo, no? Se la incontrare una fazenda che fa questa frutta organica, potremmo poi mandare questo messaggio come forma di marketing poi da un nostro cliente, che trabagliamo solo con frutta fresca, di temporada, organica, eccetera, eccetera.